abbiamo innanzitutto parlato dell'appuntamento di marzo, che è l'appuntamento del rilancio del progetto europeo. Nonostante l'Europa a varie velocità ci sia già, questo progetto possa anche vedere il coinvolgimento di numerosi paesi e non sia un ristretto circolo a doversi esclusivamente occupare di un progetto di difesa comune europeo. Cosa l'Unione Europea può fare, fa già e può fare ancora meglio di più per rispondere alle grandi sfide del nostro tempo. Viviamo in un'epoca globale in cui la dimensione delle potenze globali è continentale. Il nostro ruolo di europei nel mondo per risolvere i problemi dei nostri cittadini, per cogliere le opportunità da quelle economiche a quelle diplomatiche, della sicurezza, il modo che abbiamo per farlo è insieme da europei.